Buonasera, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Domenica Basket, sesto appuntamento per analizzare come sempre tutto quello che è successo nella giornata odierna del campionato Serie A, ma non solo, perché apriremo come sempre anche delle finestre sulla Serie A2. Abbiamo però in Serie A due squadre in vetta alla classifica dopo 6 turni. Pistoia è tornata alla vittoria dopo la sconfitta della settimana scorsa contro Milano, battendo Cantù in uno dei due anticipi di questa giornata, e anche la stessa Olimpia Milano ha appena chiuso la gara con la Virtus Bologna, il primo posticipo di questa giornata, vincendo con 15 punti di scarto. Sono quindi Milano e Pistoia le squadre che dopo 6 giornate guidano la classifica, e sono arrivate in questo turno anche le sconfitte in attesa di Reggio Emilia di Venezia, che quindi fanno un passo falso nel loro inseguimento alla vetta della graduatoria. Vi ricordo come sempre che potete interagire con noi se volete scriverci attraverso Twitter al nostro indirizzo @TVdellosport, oppure utilizzando l'hashtag SeaBasket. Passo subito poi a presentarvi i due ospiti che con noi questa sera analizzeranno le gare di questo sesto turno. È tornato a trovarci il direttore sportivo della Manital Torino, Renato Nicolai. Grazie, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ed è con noi il direttore di BasketNet, Raffaele Baldini. Grazie, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Cominciamo allora analizzando, come facciamo sempre, con la grafica, la fotografia di quello che è successo in questo sesto turno. Cominciamo dai risultati, risultati che sono quasi completi, manca soltanto ovviamente il secondo posticipo, quello che domani sera vedrà la Sidica Savellina ospitare il Banco di Sardegna Sassari. Eccoli qui tutti i risultati del sesto turno di campionato. La Vanoli Cremona nell'anticipo di ieri ha battuto la Grissimor Reggio Emilia 68-61, ha vinto Pistoia nella gara di oggi a mezzogiorno contro Cantù 95-89, il successo di Trento su Pesaro 81-74, ha vinto Brindisi contro Venezia 89-84, il successo di Varese contro la Manital Torino 92-78, Caserta ha superato Capo d'Orlando 78-66, l'Olimpia Milano nel primo posticipo ha battuto l'Obiettivo Lavoro Bologna 87-72. Domani sera la giornata si conclude con il secondo posticipo, quello fra la Sidica Savellino e il Banco di Sardegna Sassari. Vediamo anche la classifica dopo 6 turni, con ancora due squadre che devono giocare la sesta partita, ovvero Avellino e Sassari. Pistoia e Milano però sono il duo di testa con 10 punti, seguite a quota 8 da un quartetto composto da Trento, Brindisi, Reggio Emilia e Venezia. Poi abbiamo Sassari, Caserta, Cremona, Varese e Capo d'Orlando a quota 6, Avellino a quota 4 in attesa del secondo posticipo, e un quartetto di squadre che sono sul fondo della graduatoria con soli 2 punti, Cantù, Pesaro, Bologna e Torino. Cominciamo subito allora, senza perdere tempo, a vedere anche i riflessi filmati delle gare di questo sesto turno, e cominciamo dalla vetta della classifica, dove troviamo ancora la Giorgio Tesi Group Pistoia, che dopo la sconfitta della settimana scorsa contro Milano non ha perso tempo, è subito ripartita e ha ottenuto il quinto successo dell'anno nella gara che si è disputata oggi a mezzogiorno e che ha visto il successo di Pistoia su Cantù. Le immagini, il servizio, il commento della vittoria della Giorgio Tesi Group sull'Acqua Vita Snella nel servizio finato da Giada Giacalone. Arriva la quinta vittoria per Pistoia, che vola in classifica a 10 punti, va decisamente male a Cantù, che invece incappa nella quinta sconfitta, e lo fa anche davanti al nuovo presidente russo. Una gara che per gran parte è stata in equilibrio e che si è decisa solo nell'ultimo quarto. In questo caso, come sempre, una gara che ha il sapore di derby. La squadra di Esposito mette in mostra tutto il suo potenziale. Kirk e Shish si prendono la scena nella prima parte di gara. Knowles 21 punti, 8 assist, e Blackshear 14 punti, la seconda, quella decisiva. Cantù inizia male, rimonta, mette la testa avanti nell'ultimo quarto, ma negli ultimi 5 minuti non riesce a rispondere all'allungo di Pistoia. Sul finire del secondo quarto scivola a meno 9, Cordani chiama time out, la risposta dei suoi è positiva, torna sul meno 1 33-32, prima del nuovo allungo firmato Moore e Knowles. Cantù riesce anche nel sorpasso, sale a più 4 grazie a Ross. È qui che si vede la reazione dei toscani e si capisce perché tengono la testa della classifica ormai non più a sorpresa. 5 punti consecutivi di Knowles, 14 punti negli ultimi 10 minuti e un canestro di Blackshear valgono il 7-0 nel nuovo vantaggio di Pistoia. Cantù prova a rispondere, ma i due ex Louisville scavano il solco decisivo mettendo i canestri del più 8, 87-79, che chiude il match poi sul 95-89. Cantù ha bisogno di un cambio urgente di marcia, altrimenti inizia a mettersi seriamente male. 22 i punti di Alex Kirk, 21 quelli di Knowles, 15 di Shiss in quella che potrebbe essere la sua ultima gara, visto che il suo contratto a gettone scadrà alla fine di questa settimana. Per Cantù 18 di Haslip, di Ross e di Berggren. Prima gara per Cantù davanti agli occhi del nuovo patron, del nuovo socio di maggioranza Gerasimenko, che era presente a bordo campo a Pistoia. È arrivata una sconfitta in attesa di vedere quali saranno le novità societarie portate dal nuovo patron. La notizia però più importante, Renato, di questa partita è sicuramente il fatto che Pistoia torna a vincere dopo
dopo la sconfitta contro Milano, un piccolo passo falso settimana scorsa, peraltro preventivabile vista la differenza delle forze in campo, però Pistoia si è subito ripresa, non ha subito contraccolpi dopo la sconfitta di una settimana fa e anche oggi contro il Cantù si è fatta recuperare nel quarto quarto, è passata in svantaggio e poi ha ripiazzato il break vincente, una squadra che sta dimostrando oltre a qualità tecnica anche una notevole solidità mentale. Sì, hai detto bene, la cosa che mi ha più impressionato è stato proprio questo, girare l'inerzia di una partita che sembrava oramai nelle mani di Cantù. Una squadra che gioca in fiducia, con buoni giocatori, buone scelte tecniche, devo dire veramente, veramente una squadra che mi sta impressionando positivamente. Per una squadra come Pistoia, Raffaele, ovviamente si tratta di passare esame su esame, visto che è una forza nuova a questo livello nel nostro campionato. Settimana scorsa l'esame con Milano è stato non passato del tutto, ma neanche del tutto è stato fallito, perché comunque Pistoia si è rigiocata per quasi tre quarti al Forum contro l'Olimpia e quest'oggi ha dimostrato veramente una tenuta mentale notevole nel tornare subito a vincere contro Cantù, pur facendosi rimontare e rigirando ancora l'inerzia nel quarto quarto. Ma io penso che Pistoia sia d'immagine e somiglianza del suo coach, il Diablo Esposito. È una squadra tignosa, una squadra di carattere, esemplificato da questo rosso terribile, Kirk, che veramente sta facendo pentole e coperchie in questo campionato. Sicuramente il test con Cantù era probante, perché venivano da una sconfitta. Come dicevi tu, il contraccolpo può essere anche pesante per squadre di piccolo e medio cabotaggio, invece hanno vinto soffrendo, hanno vinto poi bene alla lunga. Per quanto riguarda Cantù, Renato, ovviamente la Acquavita Snelle in questo momento sembra una delle vostre rivali sulla carta per la zona rossa della classifica, comunque per le parti basse della graduatoria, squadra che sta facendo molta fatica a ingranare e in più c'è questa grossa novità dell'arrivo di Gerasimenko, quest'oggi presente per la prima volta in tribuna da dirigente di lungo corso. Quanto secondo te in campo si può sentire qualcosa che accade in questo modo dal punto di vista societario? I giocatori ne vengono coinvolti, è qualcosa che dà una spinta oppure sono vicende che comunque riguardano soltanto l'extra campo? Beh, è una bella entrata che potrebbe veramente dare un impulso positivo a questa società, una società peraltro solida, ben diretta, ben gestita dalla precedente proprietà, però capitali nuovi in questa pallacanestro servono. Probabilmente, lo dico anche contro l'interesse personale della mia squadra, probabilmente se il Gerasimenko confermerà quello ci si aspetta da lui, investirà nuovi capitali e Cantù potrà magari aggiustare qualcosina che in questo momento non ha potuto fare nell'allestimento del roster precampionato. Ci sono ovviamente, Raffaele, tanti punti interrogativi che riguardano Cantù, che riguardano questo personaggio Gerasimenko, non conosciutissimo, comunque già proprietario e anche giocatore del Krasny Oktyabr, quindi una figura abbastanza particolare. Però possiamo dire di sicuro che una scossa a Cantù serviva e che un'iniezione di capitali nuovi all'interno della società non può che essere vista come qualcosa di positivo per la società brianzola. Sicuro, sicuro. Gerasimenko è un personaggio discretamente naif, lo considero per tutti i pregressi. Certamente andiamo ad analizzare nel concreto, è un uomo che porta soldi e anche tanti, darà la possibilità a Cantù di avere finalmente un palazzetto degno della storia di Cantù, probabilmente anche potrà rendere ambiziosa la città canturina anche con la supervisione di Anna Cremascoli, che questo è secondo me fondamentale, avere un tutor radicato come Anna Cremascoli è fondamentale. Dopo tutto il resto lo vedremo sul campo, inutile fare magari illazioni o avere dei pregiudizi, intanto diciamo che i buoni auspici ci sono. Sicuramente sì, e vedremo anche quanto aspetterà eventualmente il nuovo patron Gerasimenko a spingere perché la squadra venga rinforzata, visto che Cantù si trova in questo momento appunto sul fondo della classifica con solo due vittorie. Voltiamo pagina, vediamo quello che è successo quest'oggi alla Palla Pentastudia di Brindisi. Era una gara molto interessante, la più interessante era quella del pomeriggio, quella fra l'Enel e l'Umana Venezia, una Venezia che veniva da una serie consecutiva di quattro vittorie, aveva la possibilità di agganciare le prime della classe, ovvero Pistoia e Milano, però ha fallito di fronte ai colpi di una Brindisi che ha espresso una delle migliori performance della sua stagione. Il servizio sulla sfida fra Brindisi e Venezia, firmato da Giulia Cecchinè.
all'Umana Rayer Venezia. L'esame con Brindisi non è andato come sperato da coach Recalcati, che si è visto uscire sconfitto dal Palapentassuglia per 89-84. 5 punti che stanno di beffa, perché la Rayer parte bene con Peric e Owens, che realizzano subito i primi 10 punti per i lagunari, raggiungendo il primo vantaggio sul 6-10. Goss decide di alzare il ritmo dei suoi e punisce la zona chiamata da Piero Bucchi dall'arco e non, chiudendo il primo quarto sul 22-27. La difesa viene riproposta nel secondo periodo e di seguito sfidata da Venezia, ma questa volta è Brindisi che raggiunge ottimi risultati che portano il match sul 30-33. Anche Recalcati si rifà all'uso di una difesa forte, ma Brindisi la buca e si va al riposo lungo sul 42-39. Gagic si fa sentire sotto canestro, Scott mostra il suo talento offensivo e Brindisi si riprende la partita e la porta sul 56-48 per toccare il più 10, ma Venezia, con i giochi a 2 di Green e Owens e le triple di Bramos, si riporta sul meno 1 a fine terzo quarto sul 64-63. L'ultimo periodo è al cardiopalma, con Venezia che brecca il match quando mancano 3 minuti, si riporta sotto di 1 sul 77-76, ma Brindisi non demorde e con Harris e Banks è a più 4 a 90 secondi dalla fine del match. Il Palapentassuglia è una bolgia, da un lato Goss sbaglia da 3, dall'altro Banks non fallisce il layup. Finisce 89-84 e occasione sprecata per Venezia, che finalmente poteva riacquistare fiducia contro un avversario di tutto rispetto, che però in casa propria ha rimandato la squadra di Recalcati, che contro l'Enel, seppur di poco, non passa la prova. Bene, Brindisi, nonostante le assenze di Reynolds e di Cournot, che si è fatto male nel riscaldamento, gran finale da parte di Adrian Banks, che è stato l'uomo decisivo negli ultimi minuti della partita, autore di 20 punti come anche Scott. Per Venezia non sono bastati 21 di Peric, 19 di Owens e 15 di Michael Bramos. Renato, Brindisi è la squadra che tu hai contribuito a creare anche nel suo formato odierno, visto che sei stato dirigente proprio all'Enel nelle ultime stagioni. Squadra, se vogliamo, un po' altalenante quest'anno, ha offerto buone prestazioni, sta andando invece piuttosto male in Eurocup. Però quando riesce a trarre il massimo dai suoi elementi come oggi, è una squadra che ha altissime potenzialità e lo ha confermato in questa partita contro Venezia nonostante le assenze, perché Cournot e Reynolds sono sicuramente due forfè molto importanti. Sì, io credo che veramente Brindisi sia una squadra che nel campionato italiano farà molto bene. Stenti in Europa, purtroppo stentano tante nostre squadre, questo è un discorso un po' più ampio che magari analizzeremo in seguito. Però Brindisi oggi, ancora oggi, senza Scottie Reynolds, che è uno dei migliori playmaker del nostro campionato, si mantiene ad un altissimo livello. Senza anche David Cournot, che sta giocando un campionato eccezionale, veramente mi ha impressionato. Sono contento per una terra che è stata mia per 3 anni e per dei tifosi che ancora adoro e apprezzo tantissimo. Ambiente come sempre molto caldo anche quest'oggi, Raffaele, quello del Palapentassuglia, che non sempre quest'anno ha visto Brindisi brillare in campionato in Eurocup. Quest'oggi la partita è stata molto altalenante, tanti capovolgimenti di fronte, alla fine Venezia si era riportata punto a punto ed è stato, come dicevamo prima, Adrian Banks a siglare i punti decisivi. Vittoria importante questa per Brindisi, che conferma le qualità e le potenzialità di questa squadra. Secondo me coach Bucchi può sorridere due volte. La prima volta perché vince una partita importante contro Venezia soffrendo con delle assenze, e sorride la seconda volta perché mette finalmente in questo campionato Gagic, sfruttandolo per quello che sa fare in area pitturata, compreso anche in abbinata con Kagi, e questo fa capire tante cose, cioè che molto spesso i giocatori che vengono messi in dubbio, che vengono così criticati, vuol dire anche che non sono coinvolti in un gioco d'attacco. Oggi sono stati coinvolti e hanno reso, quindi secondo me Bucchi oggi può sorridere due volte. Sono queste due squadre, Renato, che entrambe fanno le coppe, entrambe fanno l'Eurocup, e forse in questo caso si può dire che Venezia abbia pagato un pochino di più lo sforzo dell'Eurocup. Brindisi giocava in casa, per Venezia invece si trattava di una trasferta. Dopo la partita di Eurocup può aver contribuito anche il fatto del doppio impegno, pesando più in questo caso sull'Umana? Ma non credo, tra l'altro Brindisi è vero giocava in casa, ma veniva da un lungo periodo fuori Brindisi, aveva unito due trasferte in uno stesso viaggio. Brindisi è comunque logisticamente sfavorita da ogni viaggio in Europa, perché comunque ha un paio di cambi aerei in più rispetto ad altre. Io non credo che sia stato tanto questo.
Credo che l'Europa faccia comunque bene a tutte le squadre, l'Europa piace ai giocatori, l'Europa è capace anche di fare, di azzerare magari brutte prestazioni in campionato e far ripartire con nuovi stimoli, eccetera. Credo che l'Europa stia aiutando queste squadre magari a rendere meglio in campionato. Venezia veniva alla Felle da 4 vittorie consecutive, tornata alla sconfitta che in campionato mancava dalla prima giornata, squadra che sta sicuramente giocando bene e ha innescato una marcia positiva dopo quello che aveva fatto non brillantissimo in Supercoppa e alla prima di campionato, fatica sempre un po' però quando affronta le grandi, quando affronta squadre di media alta classifica Venezia fa sempre un po' fatica, di solito non fallisce mai gli appuntamenti con le piccole, si trova squadre del suo cabotaggio o di un cabotaggio più alto è un pochino più lenta a ingranare. È vero, è vero. Venezia ha tante competenze cestistiche. Parliamo di Goss, parliamo di Peric, parliamo di Green, parliamo tutti i giocatori che sanno giocare a pallacanestro e conoscono la pallacanestro. Quando questi entrano in moto e si crea una quadratura del cerchio, Venezia esprime un bel basket e un basket vincente. Certamente dopo parliamo di qualità a confronto. A parità diciamo di livello tecnico, dopo ci sono certe squadre che possono mettere in campo più uomini di livello e allora a quel punto le sfumature sono tutte là, insomma. Quindi penso che Venezia stia facendo e ha sempre fatto il giusto, come si suol dire, niente di più, niente di meno. Certamente è sempre l'ultimo gradino il più alto, è il più complesso. L'altra squadra che avrebbe potuto agganciare il treno delle prime ma ha fallito la possibilità di farlo è la Grissinbona Reggio Emilia, che è caduta ieri sera nel primo anticipo di questa giornata contro una Vanoli Cremona ancora priva di Luca Vitali, in grado però di ottenere quello che probabilmente è il successo più importante della sua stagione, che potrebbe servire a coach Pancotto per rilanciarsi dopo un avvio di campionato un po' altalenante per la squadra lombarda. Il servizio sulla sfida fra Cremona e Reggio Emilia firmato da Dario Mastroianni. La Grissinbona si ferma a Cremona, la compagine di Max Menetti si è arresa davanti alla grinta della Vanoli Cremona che ha battuto alla Palaradi la Grissinbona Reggio Emilia per 68-61. In avvio di gara entrambe le squadre hanno puntato sulla difesa cercando di bloccare ciascuna gli attacchi avversari, ma a Cremona si sente subito l'assenza di Vitali, così Pancotto cerca di sopperire con Cusine Washington facendo cambiare marcia ad un match sottotono. 13-7 di parziale, primo quarto che si chiude sul 15-10 per Cremona. Il primo allungo dei Lombardi è al secondo quarto con il 22-17 dopo di Meghi e compagni, al punto da involarsi verso un significativo break con Gaspardo che rifila stoppate ai lunghi emiliani e manda tutti negli spogliatoi sul 34-30. Si rientra con la Vanoli che dall'arco colpisce ben tre volte portandosi sul 45-34 fino al massimo vantaggio sul 57-40 per chiudere poi il periodo sul 57-43. È un continuo tiro e molla alla Palaradi, ma la Vanoli, supportata dal proprio tifo, conduce con freddezza il match e con le stoppate di Cusine Washington si porta a casa due punti importantissimi. Reggio Emilia ancora una volta senza Kaukenas ed è un'assenza che si sta rivelando importante per la Grissinbona che subisce la seconda sconfitta della stagione. Entrambe sono arrivate in trasferta e entrambe sono arrivate quando la Grissinbona non ha superato quota 80 punti. Quando viene tenuta su ritmi un po' più bassi la squadra reggiana evidentemente non riesce a essere performante sugli stessi livelli. Per quanto riguarda Cremona, grande prova della panchina, 31 punti sui 68 totali sono arrivati proprio dai giocatori che non sono partiti in quintetto. Renato, Reggio Emilia è stata la grande protagonista di questa prima parte di stagione. Ieri un altro passo falso, il secondo nel giro di 3 settimane. Senza Kaukenas questa squadra evidentemente perde qualcosa, manca la sicurezza di avere un veterano del suo calibro. È un metronomo, è un giocatore incredibile che sa, ha la capacità di mettere il canestro al momento giusto della partita, sa entrare nella partita come pochi giocatori ho visto fare. Probabilmente stanno pagando quelle certezze che Kaukenas dà a questa squadra e in questa partita magari hanno pagato anche la vitalità di Cremona che veniva da una bella vittoria proprio a Torino contro di noi, ha ripreso fiducia e in casa si è fatta spingere dal proprio pubblico, una bellissima prestazione. Menetti ha criticato anche molto Raffaele l'atteggiamento dei suoi dicendo occhio perché adesso quest'anno non siamo più una sorpresa, siamo fra i favoriti, abbiamo il proverbiale bersaglio sulla schiena e tutti contro di noi come contro tutte le big daranno il 101%, cosa che effettivamente ieri sera Cremona ha fatto.
È una realtà questa, è indubbio. Come hai detto giustamente tu, chiuso il faro, la nave Reggio Emilia fa difficoltà ad entrare in porto. È una squadra Reggio Emilia senza appunto il metronomo Cauquenas, che gioca sull'esuberanza di Della Valle, di Aradori, di Polonara, però certe volte ci vuole quell'equilibrio per gestire le partite, soprattutto quelle delicate. Dall'altra parte Cremona ha quel timoniere Canuto, il grande filosofo della panchina, che lavora prima di tutto sul cervello dei giocatori, sulla mentalità, e difficilmente le squadre di Pancotto si perderanno in 3, 4, 5 sconfitte consecutive, troveranno sempre di nuovo la strada. Come dicevi prima Renato, voi avete appena affrontato la Vanoli Cremona la settimana scorsa a Torino, squadra che ancora deve trovare il suo leader Luca Vitali, però dopo aver fatto fatica all'inizio senza Vitali ha trovato forse un po' la quadratura anche senza di lui. Adekboye sta facendo molto bene, il giocatore è chiamato a sostituirlo quest'oggi, bene anche, o meglio ieri sera, bene anche McGee, bene un po' tutti i membri della panchina. È una squadra che con il lavoro, con il passare delle partite, anche senza Vitali, ha trovato un modo di giocare molto efficace. Assolutamente sì, bella sorpresa Adekboye, onestamente bella sorpresa, non mi aspettavo un impatto così positivo. Vediamo quando Luca rientrerà come e quanto riuscirà a dare in più alle certezze che questa squadra piano piano si sta costruendo. Quanto cambierà secondo te, Raffaele, il ritorno di Vitali a Cremona? È atteso come salvatore della patria, anche se la squadra sta facendo adesso piuttosto bene anche senza di lui? E tanto, sarà complesso, perché come dice giustamente il DS, ci sono degli equilibri che si sono ricreati dall'assenza di Luca Vitali. Adesso devono essere riacquisiti, e sappiamo benissimo che l'asse Vitali-Cusin è fondamentale per Cremona, per cui non sarà semplice il lavoro di Pancotto, seppure sicuramente è un vantaggio notevole riavere Vitali in squadra, questo è sicuro. E con l'analisi della sfida fra Cremona e Reggio Emilia siamo arrivati alla fine della prima parte di Domenica Basket, fra poco ancora insieme per analizzare le altre gare di questa giornata, ovviamente per parlare anche del posticipo, la sfida fra Milano e Bologna che ha visto anche le A7 portarsi a quota 10 punti in classifica. Restate con noi. Ben ritrovati ancora insieme, seconda parte di Domenica Basket. Ci restano ad analizzare altre quattro gare fra quelle giocate oggi per la sesta giornata della Serie A Beko. Vi ripresento gli ospiti di questa serata. È con noi Renato Nicolai, direttore sportivo della Manita al Torino. Ancora buonasera. Buonasera. Ed è con noi anche Raffaele Baldini, direttore di BasketNet. Ancora buonasera. Buonasera. Riprendiamo il nostro racconto aprendo, come facciamo sempre, una finestra sulla Serie A2 per andare a vedere in grafica tutto quello che è successo nel secondo campionato nazionale. Cominciamo dal girone est della Serie A2, si giocava anche in A2 oggi la sesta giornata ed eccoli qui i risultati, gli anticipi: la vittoria di Verona su Ferrara 75-55, quella di Legnano su Recanati 85-76, il successo di Treviso che rimane in battuta dopo la vittoria in trasferta contro Brescia 84-78, ha vinto Ravenna con un punto di scarto su Imola 74-73, la vittoria di Trieste su Matera con il debutto del nostro amico coach Gigio Gresta, sconfitto 76-70 a Trieste, ha vinto Bologna su Roseto 73-65, ha vinto Iesi su Treviglio 77-71. La giornata si completa con il posticipo fra Mantova e Chieti. Vediamo anche la classifica del girone est della Serie A2 che vede ancora l'unica squadra imbattuta in Serie A2 in generale, ovvero la De Longhi Treviso a quota 12 punti, poi Verona a quota 8 come Mantova, Brescia, Imola a quota 6, abbiamo Trieste, Bologna, Iesi, Legnano e Ravenna. A 4 punti troviamo Chieti, Treviglio, Roseto e Ferrara. A quota 2 punti sul fondo della classifica abbiamo Recanati e Matera. Il prossimo turno della Serie A2 Est, le gare che si giocheranno il prossimo weekend, si aprirà con tre anticipi: quello fra Ravenna e Recanati, poi Brescia contro Verona e Chieti contro Trieste. Si giocheranno invece domenica le gare fra Treviso e Imola, poi Ferrara e Iesi, Roseto contro Legnano, Matera contro Bologna e Treviglio contro Mantova. Vediamo anche la situazione della Serie A2 girone ovest, i risultati della sesta giornata: la vittoria di Siena su Reggio Calabria 76-69, quella di Rieti contro Biello 89-79, ha vinto Scafati in trasferta a Casale Monferrato 73-66, successo di Latina in casa contro Tortona 85-77, ha vinto in volata Agropoli con un solo punto di scarto su Roma 69-68, il successo di Ominia a Barcellona 73-61, ha vinto Fiorentino con 4 punti di scarto su Trapani 103-99, ha vinto Casal Pusterlengo con 7 punti di scarto su Agri
Agrigento 83-76. Vediamo anche in questo caso la classifica con Agropoli e Scafati che si dividono la vetta con 10 punti, poi abbiamo Agrigento, Latina, Casale Monferrato, Ferentino e Rieti a quota 8, Tortona, Siena e Trapani sono a quota 6, Casal Pusterlingo, Reggio Calabria e Barcellona a quota 4, Biella, Omigna a 2, Lacea Roma, l'unica squadra ancora a 0 punti per quanto riguarda la Serie A2 Ovest. La prossima giornata Scafati Latina e Omigna Siena saranno le gare che apriranno il prossimo turno, il settimo della Serie A2 Girone Ovest, poi le gare alle 20:30, quelle fra Biella, Agropoli, Casale Monferrato contro Rieti, Agrigento contro Ferentino e poi Trapani contro Casal Pusterlingo, Tortona contro Barcellona e la gara che sarà posticipata al 19 novembre, quella fra Reggio Calabria e Roma. Torniamo adesso però a parlare di Serie A per andare a vedere le immagini delle altre gare di questo sesto turno e ripartiamo da Varese e dalla Parchia di Masnago dove è caduta la Manita al Torino, secondo successo consecutivo per l'Open Job Metis che vince con il punteggio di 92-78. Il servizio firmato da Carmine Rossi. È tutta una questione di fiducia e le tre vittorie consecutive tra campionato e coppa fanno sorridere l'Open Job Metis Varese di coach Moretti. Se da un lato c'è una Torino in caduta libera, dall'altra c'è una Varese che trova entusiasmo battagliando con la Manital nella prima metà di gara per poi scappar via ad inizio terzo quarto. Dopo i primi scampoli di match vissuti all'insegna della totale parità, sono Cavaliero prima e Campani poi a provare a dare uno strappo alla gara. Sponda varesina con il primo quarto che va in archivio sul 25-19. Nel secondo parziale la Manital però ha un sussulto d'orgoglio e rimonta fino al 26-25 grazie soprattutto ad Ivanov che porta gli ospiti a più uno all'intervallo. Nel terzo periodo sale in cattedra Ukic e si accende Varese. I padroni di casa raggiungono infatti il loro massimo vantaggio 54-47 prima delle bombe da tre che tramortiscono Torino sotterrandola a meno 14. Varese non si ferma neanche ad inizio ultimo periodo. Davis e Faye spingono i locali e la Manital è costretta a capitolare 92-78. Miglior marcatore di Varese Cavaliero con 21 punti, seguito a ruota da Faye, autore di 19 realizzazioni. Per gli ospiti ottime prove di Ivanov e Dawkins, per quest'ultimo 22 punti messi a referto. Nonostante però buone prestazioni da parte dei singoli, per la Manital è notte fonda. Dopo il successo di Capodorlando, quindi Varese trova un seguito, vince la seconda partita consecutiva, la terza se contiamo anche il successo di Coppa, di FIBA Eurocup arrivato nel corso della settimana. Per Torino arriva un'altra sconfitta, anche se Renato forse il meno 14 è un po' bugiardo perché la Manital è stata a lungo in partita, ha sorpassato e solo nel finale, nel quarto quarto, ha subito uno scarto piuttosto pesante. Ma sì, è stata una partita abbastanza intensa, chiaramente a noi il servizio non lo dice, ma mancavano due giocatori importanti che sono Guido Rosselli e Andy Ibi che si è fatto male proprio l'altro ieri, per cui avevamo fondamentalmente sette giocatori e tre ragazzi tra il 96 e il 97 in panchina. Un po' la fatica ci è costata e alla fine abbiamo mollato un pochettino nel terzo quarto. Devo dire che Varese ha fiducia e Rocco Ukic è un gran bel giocatore. Sarà un giocatore che magari non tira benissimo da tre, magari non è il miglior penetratore, però alla fine è un giocatore che vuole vincere e riesce a fare quello che la squadra vuole. Per cui al di là della sua particolare prestazione di oggi è veramente il giocatore che mi sembra che abbia dato una svolta alla sosta varesina. Ha citato Rosselli e Debi, ma manca anche White che ricordiamo non avete dall'inizio della stagione a causa di un lungo infortunio. A questo punto siete a quota 2 punti dopo 6 partite. Vi aspettavate un impatto con la Serie A così difficile o speravate di partire, di ingranare un po' prima? Onestamente no, onestamente pensavamo, avevamo visto un brutto calendario, però io pensavo e speravo che qualcosa di meglio avremmo potuto fare e probabilmente avremmo anche dovuto fare. Vedremo il da farsi, noi non stiamo con le mani nelle mani, il nostro presidente proprietario Antonio Forni ha una passione pazzesca e vuole che Torino rimanga in Serie A. Cerchiamo di fare il meglio perché questo avvenga.
Hai detto degli infortuni, l'ultimo quello di Ebi che si è fatto male, se non sbaglio, proprio recentemente, e mi dicevi prima saprete domani l'entità, la lunghezza dell'infortunio. C'è la volontà di intervenire sul mercato indipendentemente dagli esiti degli esami su Ebi, o comunque nel caso lui non ce la dovesse fare, questo vi spingerebbe ulteriormente a agire sul mercato? Questo presto? Ovviamente è un po' il limite, nel senso che in questi giorni sapremo un pochettino di più sui tempi sia di Ebi sia del completo recupero di DJ White, e da questo le nostre mosse dipenderanno. Prossima settimana avrete peraltro la gara in casa contro Milano, quindi una sfida ovviamente proibitiva. Come si affronta una gara di questo tipo dopo un momento negativo come il vostro? È vero che a volte magari si comincia già a pensare a quella dopo e si gioca la partita contro Milano quasi come un bonus, che se va bene bene, se no comunque fa nulla, oppure vi concentrerete per cercare al 100% di vincere quella? No, deve essere così. Sono occasioni che i nostri giocatori non possono perdere. Noi dobbiamo far vedere alla nostra città, ai nostri proprietari e a tutto il nostro ambiente che siamo ultimi, ma non lo vogliamo rimanere. Poi ci può stare che si perda con Milano, ovviamente, che è una squadra di un altro livello rispetto al nostro, però dobbiamo farlo buttandoci su ogni pallone, morendo in campo, scusate questa immagine un po' forte, ma realmente dando tutto quello che abbiamo dentro. Se noi faremo questo, avremo probabilmente possibilità di, anche non vincendo la partita di domenica, di andare avanti nel nostro campionato. Noi dobbiamo solamente dimostrare la volontà e la voglia di vincere qualche cosa. I vostri obiettivi stagionali si sono un po' ridimensionati con questa partenza? Sperate ancora comunque di avvicinarvi alla zona playoff, oppure in questo momento l'importante è fare punti per allontanarvi dalla zona a rischio? No, i nostri obiettivi stagionali sono sempre stati quelli di restare al massimo campionato. Siamo una neopromossa, un progetto nuovo che ha bisogno di supporto, e quindi questo rimane e resta il nostro obiettivo. È chiaro che questa partenza difficile non ci sta aiutando, però io quello che vorrei è che la gente ci desse una mano in questo. E il nostro pubblico, devo dire che al di là di una contestazione nella partita contro Cremona, anche oggi ci è stato vicinissimo, sono venuti in tantissimi a Varese, ci hanno sostenuto fino alla fine, e devo dire veramente sono molto molto contento di come la città di Torino stia rispondendo dal punto di vista del pubblico. Quello dobbiamo fare, tutti assieme, conquistare quei piccoli punticini che ci possono dare fiducia e per riprendere un cammino più sicuro. È importante, speriamo che il pubblico di Torino sia sufficientemente paziente e stia vicino alla squadra, che sicuramente in questo momento ne ha bisogno per uscire da questa situazione difficile. Per quanto riguarda Varese, Raffaele, due vittorie consecutive, squadra che ha trovato veramente un grande leader in Rocco Ukić, che ha cambiato da così a così il rendimento di questa squadra. Ukić, che però ricordiamo ha un contratto a termine, quindi non sarà sulla carta, a meno che non sarà rinnovato, parte di Varese per tutta la stagione, però è importante in chiave Open Joe Metis aver ottenuto queste due vittorie, Capodorlando e Torino, per prendere anche un po' di morale, un po' di fiducia per il resto della stagione. Sì, secondo me, oltre naturalmente a rimarcare l'autostima tornata a Varese, in quel di Masnago, devo dire che la situazione di Varese deve essere anche, secondo me, un insegnamento. Con tutta una serie di stranieri nel nostro campionato oggettivamente mediocri, scarsi, se una società invece punta alla qualità magari di un giocatore, si può vedere come molte cose possono cambiare con un giocatore di qualità europea come Rocco Ukić e come nel caso di Varese. Io continuo a vedere veramente degli stranieri che fanno delle cose aberranti sui 28 metri di campo. A quel punto io piuttosto uno straniero in meno, ma uno straniero in più di qualità, a mio modo di vedere. E questo ha fatto molto bene Varese a prendersi a termine, però diciamo, Ukić per quanto può servire, ecco. Da Varese ci trasferiamo a Trento per vedere le immagini della vittoria della Dolomite Energia sulla Consulting Vest Pesaro, 81-74 il punteggio finale. Trento torna a vincere in campionato dopo la sconfitta della settimana scorsa contro Avellino e da seguito al successo di Eurocup ottenuto in settimana contro Bonn. Il servizio sulla sfida fra Trento e Pesaro, firmato da Michele Moretti.
torna alla vittoria in campionato la Dolomiti Energia Trento, che dopo il blackout contro Avellino riaccende i riflettori tra le mura di casa, avendo la meglio di una Consulting Best Pesaro mai doma fino all'ultimo secondo del match. A partire meglio, infatti, sono proprio i padroni di casa che, grazie all'accoppiata Pascolo-Locket in versione super, entrano forte in partita realizzando 12 punti nei primi 3 minuti di gara. Pesaro però non ci sta, e seppure il ritmo di gioco lo continuino a dettare i ragazzi di coach Buscaglia, reagisce con veemenza restando amminghiata al match grazie soprattutto alle penetrazioni centrali di Kriston, che saturano lo strappo iniziale, rimarginando il divario e chiudendo la prima frazione sul 21-19. Il secondo quarto segue di pari passo il primo parziale, con Trento che allunga inizialmente, trascinata anche da un redivivo Lechtaler, ma subisce la reazione di Pesaro che, sotto la guida di Lacey e del solito Kriston, recupera lo svantaggio andando all'intervallo lungo sotto di sole 4 lunghezze. Sul 41-37 inizia un momento di stallo del match, dove le due squadre si rispondono colpo su colpo, con Pesaro che sale di intensità e, grazie a Cerone e McKissick, chiude il terzo quarto per la prima volta in vantaggio con il punteggio che recita 57-58. La combinazione per aprire la cassaforte del match la trova allora Peppe Poeta nell'ultimo parziale, prendendo letteralmente per mano Trento e affossando i biancorossi di coach Paolini sul 73-61 a 4 minuti dalla fine. L'ultima risposta di Pesaro arriva con Gazzotti e McKissick, ma negli ultimi istanti ci pensa ancora un immenso Poeta a chiudere il match con 5 punti che fissano il risultato finale sull'81-74 per la gioia di tutto il Palatrento, che vede l'Aquila volare nella parte alta della classifica a differenza della VL, sempre ancorata nell'ultimo blocco a quota 2. 20 punti di Pascolo, 17 di Lockett, compensano una serata non particolarmente brillante per Julian Wright, soltanto 6 punti in 24 minuti per il giocatore di maggior talento di questa Dolomiti Energia. Pesaro battuta, Trento torna a vincere e conferma Renato di essere una squadra molto profonda, al di là delle punte di rendimento e della punta che è Julian Wright, a giocatori come Poeta, come Baldirossi, che quest'oggi nel finale hanno risolto la partita con i loro canestri. A giocatori che stanno benissimo nel sistema di coach Buscaglia, a Pascolo che ogni anno di più mi fa pensare che veramente il basket italiano può produrre giocatori interessanti come lui, e è riuscito a creare un sistema che funziona, un gruppo su cui la società ha costruito il futuro, che ogni anno poi viene arricchito da uno o due giocatori stranieri di buon livello. Julian Wright è chiaramente un esempio, anche se oggi magari non ha giocato bene, però è chiaramente un giocatore di altissimo livello. E questo funziona molto molto bene. E la società è una società solida, credo che anche quest'anno Trento potrà ripetere quello che ha fatto l'anno scorso. Sistema sicuramente da elogiare, Raffaele, è quello di Trento, che non solo sta facendo bene in campionato, ha avuto un ottimo impatto con l'Europa in quello che, ricordiamo, è il suo primo anno europeo nella storia, 3 vinte e una persa nelle prime 4 gare di Eurocup. Ma nelle vittorie di Trento c'è insita proprio la bontà di un progetto che parte da lontano, straordinariamente orchestrato e ideato da Trainotti. Un progetto che è migliorato, si è strutturato incrementalmente di anno in anno, tenendo alcuni giocatori simbolo e dopo aumentando la qualità di squadra con uno o due innesti di valore, appunto come si parlava di Julian Wright. Questo dà anche la possibilità, quando c'è un progetto in atto, c'è anche più solidità proprio, e solidità anche nei risultati. Una sconfitta viene presa in maniera più indolore, se ne viene fuori molto più facilmente. Tutto questo sta proprio nella parola progetto, perché tutti sanno dove devono andare, nella stessa direzione, la società è coesa. Questo veramente c'è tutta la bontà della società trentina. Andiamo adesso a Caserta, dove finalmente ha debuttato Peyton Siva, giocatore che era molto atteso un po' da tutti i tifosi italiani, soprattutto ovviamente da quelli della Pastareggia. La Pastareggia sfidava la Betalan Capo d'Orlando e Caserta ha ottenuto con 12 punti di scarto il primo successo interno della stagione grazie a un'ottima prova di Siva e anche a un'altra grande prova di un Daniele Cinciarini, che si sta confermando in un grande momento di forma. Il servizio firmato da Roberto Sabatino. Pastareggia Caserta affronta la bestia nera Betalan Capo d'Orlando, formazione contro cui non ha mai vinto in Serie A. I padroni di casa recuperano Siva e Jones, mentre i siciliani sono privi di Stojanovic e Delievski.
Caserta si conferma forte in difesa limitando gli attacchi avversari per un primo quarto che vede una sfida punto a punto da punteggio basso. Una tripla di Downs lancia la pasta regia al primo vantaggio di più 5, annullato nel finale dai canestri in rimonta di Nicevic e la Quintana, che mandano la Betaland a riposo avanti di 2 sull'11-13. Nel secondo quarto la partita sale di giri e soprattutto intensità. Gadde Force ristabilisce le parità, ma è ancora Nicevic con 4 canestri consecutivi a portare avanti Capo d'Orlando. Sale così in cattedra Daniele Cinciarini, capace di mettere in crisi più di una volta la zona dei siciliani, compito facilitato con la sua precisione nel tiro da 3 punti. Caserta va a riposo sul 32-27. Nel terzo quarto coach dell'Agnello mette sul parquet Siva e Jones per tenere a distanza la Betaland, che però non demorde ed anzi rimonta grazie a un contropiede, fallo più canestro di La Quintana e la tripla di Yasaitis, che segna il break di 10-3 che cambia gli equilibri. Il Palamaggio spinge Caserta e sulle ali dell'entusiasmo Downs, Hunt e Cinciarini suonano la riscossa. Riscossa però stoppata dalla precisione sotto canestro di Capo d'Orlando, che aumenta sempre più il distacco portandosi sul più 7, quindi liberi la bomba da 3 del sempreverde Basile e di canestri di Bowers, Oriaki e il solito La Quintana. Quando tutto sembra compromesso, nell'ultimo periodo la pasta regia esce dal guscio e sfodera un grandissimo finale. Cinciarini, top scorer del match con 17 punti personali, si carica la squadra sulle spalle. Peyton Siva rispolvera la sua grande classe con assist e una tripla. Caserta recupera lo svantaggio, va avanti anche di 10 mentre Capo d'Orlando è annichilita. I siciliani in 3 minuti segnano solo 2 punti e alla fine chiudono sconfitti per 78-66. La pasta regia sfatta così un altro tabù. 11 punti e 6 assist nella prima gara con la maglia della pasta regia Caserta per Peyton Siva. Buon rientro per Bobby Jones. Si può forse dire, Renato, che la vera stagione di Caserta è cominciata oggi? Caserta ha aspettato un grande giocatore. Ha messo la regia nelle mani di un buon giocatore italiano come Marco Giuri, però chiaramente Peyton Siva ha un altro passo. E adesso probabilmente Caserta comincerà, come hai detto giustamente tu, un altro campionato. È stato aspettato Raffaele a lungo Peyton Siva, oggi è arrivato, ha disputato subito una buona partita per essere un giocatore che per la prima volta vestiva in una gara ufficiale la maglia della pasta regia Caserta. Capo d'Orlando cade per la seconda partita consecutiva, forse un accenno di mini crisi per la Betaland, che ricordiamo era partita molto forte, però credo che la notizia più importante di questa gara sia è arrivata la vera Caserta e adesso vedremo dove può arrivare questa squadra. Sì, permettimi di dire che un popolo caliente come quello casertano ha bisogno di idoli estrosi come Siva. Al di là della qualità infinita di Daniele Cinciarini, noi abbiamo parlato tutta un'estate di Andrea Cinciarini, sì. Ma la vera sorpresa di questo inizio campionato è il fratello. Certamente Caserta adesso ha questo nuovo, vecchio nuovo innesto di Peyton Siva, può veramente guardare con ottimismo al futuro. Per quanto riguarda Capo d'Orlando, la mia idea è che spesso, soprattutto anche qua in posti molto molto caldi come quelli meridionali, molto spesso gli entusiasmi sono eccessivi e probabilmente quelle vittorie hanno creato un po' troppi fuochi d'artificio. Adesso la squadra deve tornare nei ranghi, deve tornare a capire quali sono i veri obiettivi, coi piedi per terra, lavorando forte e quindi non facendo voli pindarici. Ci manca ancora soltanto una partita da vedere e analizzare fra quelle già giocate di questa sesta giornata di campionato. Andiamo subito allora al forum di Assago per vedere le immagini del successo nel primo posticipo della 7 Milano sull'obiettivo lavoro Bologna. 15 punti di scarto, il punteggio finale 87-72 con un grande Krunoslav Simon, autore di 25 punti e migliore dal punto di vista realizzativo per l'Olimpia. Per quanto riguarda l'obiettivo lavoro Bologna, 4 giocatori in doppia cifra con Pittman migliore a quota 16 punti. Il servizio sul posticipo del forum firmato da Piero Vitiello. '41 titoli italiani in 2, un quarto di finale scudetto disputato pochi mesi fa, ma la bilancia quest'anno pende troppo dalla parte di Milano, che resta in vetta insieme a Pistoia. La crisi di risultati della Virtus Bologna continua, ora sono 5 KO di fila, ma ancora privo di Allan Rey sarebbe stato troppo chiedere a Coach Valli di violare il parquet della capolista. Eppure l'11-2 con cui Felsine inaugurano il match suona come primo campanello di allarme per un Olimpia che ci mette poco a rientrare, parziale di 10-0 e quarto di apertura agli archivi sul 20.
22-19, quando poi, grazie soprattutto a un Kronoslav Simon che fattura 18 dei 25 punti personali di serata solo nella prima metà di gara, le ha 7, vola fino al più 16 nel secondo periodo, l'impressione è quella di una partita dal destino già segnato. All'intervallo lungo però Bologna è sotto la doppia cifra di svantaggio, 46-37, soprattutto per merito di Williams, in odore di taglio ma assoluto protagonista dei due parziali iniziali, prima di tornare nell'anonimato e chiudere con 13 punti personali. Il merito della Virtus è di non mollare la presa nel terzo periodo, anzi, quando Pittman, il migliore dei suoi a quota 16, si prende la scena nel parziale di 7-0 che accompagna il match alla penultima sirena, Milano scopre di essere sopra solo di 5 e quasi si spaventa quando dopo 2 minuti di gioco nell'ultimo periodo il tabellone recita 64-63. A quel punto Bologna paga lo sforzo per rientrare e Milano, dopo aver staccato frettolosamente la spina, torna a giocare. Il risultato è un 13-0 che tramortisce gli ospiti e chiude questa volta sì la contesa. Finisce 87-72 per l'Olimpia, oltre ai 25 punti di Simon. Macvan ne mette il referto 12, McLean 15 e Capitan Gentile 17, superando nella classifica marcatori del club un certo Sasha Georgevic. E con l'immagine di Milano che batte Bologna e raggiunge Pistoia in vetta alla classifica, siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con Domenica Basket. Me non resta che salutare e ringraziare gli ospiti di questa puntata. Grazie Renato Nicolai. Grazie a voi. E grazie a Raffaele Baldini. Grazie a voi. L'appuntamento con il basket su Sport Italia è rinnovato domani alle 16.30, un'ora di C-Basket per analizzare ancora tutto quello che è successo oggi nella sesta giornata della Serie A. Adesso invece spazio al calcio, che domenica con Yolanda De Rienzo per tutti gli aggiornamenti che riguardano la Serie A appunto di calcio. Grazie e un proseguimento con i programmi targati Sport Italia.